L'Osservatorio regionale della biodiversità della Regione Sicilia ha come obiettivo quello di censire e tutelare le specie animali e vegetali protette e sensibili dell'isola e dei suoi mari. La sede siciliana dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del CNR curano la parte marina dell'Osservatorio. La biodiversità dei mari siciliani rappresenta un immenso patrimonio naturalistico, culturale, scientifico ed economico per questa regione e gioca un ruolo rilevante per l'ecologia dell'intero Mediterraneo. Tra le attività condotte dall'ISPRA nell'osservatorio c'è l'ampliamento delle conoscenze di ambienti sensibili ed estremi. Gli studi a bordo della nave da ricerca dell'Istituto Astrea stanno dimostrando come i mari della Sicilia custodiscono una continua riserva di sorprese. Il canale di Sicilia, oggi chiamato Stretto, nasconde una sorprendente biodiversità nei numerosi bassi fondi, detti banchi, ancora pressoché sconosciuti dal punto di vista ecologico. I banchi sono montagne marine che, partendo dal profondo, arrivano quasi in superficie. Per questo raccolgono una vita sorprendente e sono spesso quasi incontaminati, nonostante siano spesso oggetto delle attività umane. Nel Banco Aventura, che sorge a sud-est di Mazara del Vallo con un cappello a 14 metri di profondità, sono stati osservati per la prima volta branchi di aquile di mare in atteggiamento riproduttivo, foreste di rare laminarie, grandi alghe verdi presenti solo in poche aree mediterranee. Sorprendente è anche il Banco Graham, ricco di coralli molli, corallo nero e corallo rosso. A Panarea, nelle isole Eolie, sono stati indagati ambienti vulcanici con idrotermalismo attivo. Fuori dall'isolotto di Basiluzzo, a una profondità tra i 100 e i 300 metri, è stata scoperta una vasta area di attività vulcanica a bassa temperatura che ha generato numerosi camini, attorno ai quali è stata osservata una vita inaspettata, avvalorando l'ipotesi di un flusso di energia profondo generato dalla trasformazione microbica di sostanze vulcaniche. Questi ambienti giocano un ruolo ecosistemico fondamentale per l'intero Mediterraneo centrale, il che rende indispensabile proteggerli.